troviamo nel posto dove sorgerà tra non molto il Borgo Solare Zero Energy di Basigliano. È un'iniziativa che ho portato avanti assieme a una serie di imprenditori locali e che è un progetto innovativo, unico nel suo genere, addirittura in tutto il panorama italiano. Si tratta di un piccolo borgo composto da 11 abitazioni che affacciano su uno spazio pubblico che è la piazza. Recupera di fatto quella che è l'urbanistica dei borghi rurali del Medio Friuli e la applica con un concetto innovativo di edifici che praticamente non consumano energia. Gli edifici zero energy sono edifici che saranno obbligatori come nuove costruzioni dal 2020 in poi. A Basigliano riusciamo a costruire questi edifici già nel 2014. Il borgo di Basigliano non è un borgo che viene realizzato da persone o imprese che arrivano da distante, ma è realizzato attraverso l'utilizzo delle maestranze locali e soprattutto anche dei materiali locali per quanto possibile. E quindi questo significa cercare di dare un impulso alla economia locale e mantenere sul territorio i vantaggi degli edifici che vengono realizzati. È un progetto innovativo, direi unico anche sul panorama nazionale, in quanto come Borgo Zero Energy è anche certificato secondo lo standard Casa Clima ai massimi livelli, quindi in classe Gold. È un intervento che recupera nella sua essenza la distribuzione urbanistica, l'organizzazione urbanistica dei borghi rurali friulani e la importa all'interno di un contesto in cui normalmente vengono costruite soltanto villette. Siamo in una lottizzazione stiamo parlando proprio di 11 abitazioni che sono raccolte attorno a una piazza, la piazza che diventa anche il cuore centrale, sociale e comunicativo di queste case, nuove case zero energy. E siamo all'interno di un cantiere di una casa zero energy in costruzione. E come si vede dalle strutture, non stiamo parlando di materiali particolari, fantascientifici e chissà cosa, stiamo parlando di materiali assolutamente, di tecniche costruttive assolutamente tradizionali, perché le case zero energy non debbono essere necessariamente un'innovazione di prodotto, ma possono essere tranquillamente un'innovazione di processo. Innovazione di processo significa che io le posso realizzare con maestranze locali, materiali locali, però le prestazioni che si riescono a realizzare sono delle prestazioni eccezionali. Stiamo parlando di abitazioni che hanno un comfort ambientale interno elevatissimo, molto spesso, come in questo caso, non hanno neanche un impianto di riscaldamento tradizionale, non utilizzano il metano e utilizzano pochissima energia per il loro funzionamento, energia che può essere presa tranquillamente, come proprio in questo caso, dai pannelli solari che stanno sul tetto. Nella cultura architettonica urbanistica dell'edilizia moderna si è sempre pensato all'architettura, agli edifici come delle macchine da abitare, delle macchine posizionate sul terreno, quasi parcheggiate all'interno del lotto di costruzione. L'architettura invece deve recuperare questo modo di radicarsi sul territorio. L'architettura deve assomigliare, le case devono assomigliare piuttosto a degli alberi che hanno delle radici, non soltanto legate al clima e al posto, ma anche alla cultura del luogo. La cultura del luogo che deve essere recuperata e deve essere riproposta all'interno delle nuove architetture. Le nuove architetture devono spiegare, parlare, dire il posto in cui vengono realizzate, perché il posto in cui vengono realizzate ha dietro di sé una cultura del costruire millenaria, che non significa realizzare delle abitazioni rustiche, ma possono assolutamente essere abitazioni moderne con i principi che invece derivano dal passato. L'innovazione che sta all'interno delle abitazioni zero energy è un'innovazione che parte dalla lettura soprattutto del territorio e degli edifici esistenti, applicando i principi della bioclimatica. E l'innovazione quindi è un approccio, un modo di avvicinarsi al progetto dell'architettura zero energy.
Le direttive europee del pacchetto Clima Energia 2020 prevedono che dal 2020 in poi tutti gli edifici nuovi che verranno realizzati all'interno dell'Unione Europea dovranno essere edifici zero energy. Questo significa, se riusciamo a costruire già oggi edifici zero energy, significa essere già pronti e anticipare quelli che sono gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea. Gli edifici zero energy sono edifici che hanno delle prestazioni elevatissime e soprattutto dei consumi molto ridotti. Stiamo parlando di consumi che si aggirano attorno a 50 o anche 100 volte inferiori alla media dei consumi degli edifici che si trovano nel parco edilizio italiano. Però raggiungere questi livelli spendendo tantissimi soldi non è una sfida. La sfida è quella di realizzare edifici zero energy che non consumano quasi niente di energia, ha dei costi assolutamente standard, costi che si paragonano ai costi di costruzione di un edificio tradizionale. Questa è la vera sfida, è una sfida che dà la possibilità a tutti di usufruire, di migliorare l'ambiente, di usufruire di risparmi, perché sono edifici che non pagheranno praticamente più bollette per il resto della loro vita, e di migliorare l'ambiente, di vivere in ambienti confortevoli e salutari.